Signore e signori, buonasera da Mauro Chef. Stasera proporremo un altro tipo di pesce, perché come voi sapete a me il pesce piace moltissimo. Stasera abbiamo proposto dei gnocchi di ricotta. Quindi abbiamo preso della ricotta di pecora, abbiamo messo della farina, abbiamo messo della noce moscata, abbiamo messo del parmigiano, abbiamo messo del sale, abbiamo messo un pizzico di pepe e un uovo, abbiamo creato l'impasto, abbiamo fatto dei gnocchi. Dei gnocchi con ragù di gallinella. Abbiamo preso dei filetti di gallinella, li abbiamo fatti andare in padella con un po' di olio evo, uno spicchio d'aglio, poi ovviamente lo spicchio d'aglio viene tolto. Abbiamo fatto cuocere questo filetto di gallinella con del brodo di pesce. Fate del brodo di pesce, ovviamente con le lische della gallinella va benissimo. Ormai il brodo di pesce lo sapete fare tutti, quindi è inutile che ve lo spieghi. Dopodiché abbiamo aggiunto della passata di pomodoro fresco, un pochettino di prezzemolo, abbiamo creato il nostro ragù di pesce. Poi abbiamo anche preparato, per dare una nota croccante, del porro fritto, quindi l'abbiamo infarinato, l'abbiamo fritto in olio e poi abbiamo messo dei semi di papavero sopra. E qua, per dare ancora una nota croccante, abbiamo fatto saltare in padella dei pistacchi. Ora andremo a impiattare i nostri gnocchi di ricotta. Guardate che morbidezza. Ho lasciato il ragù un pochettino più liquido, in modo che così si possa anche bagnare, rimanga più umido il gnocco. Nel gnocco ci abbiamo messo anche un po' di erba cipollina, eh? Se ce l'avete fresca è meglio, altrimenti va bene anche quella in polvere, perché non sempre si riesce a trovare. Guardate, ora andremo a mettere dei pistacchi in questo modo, daranno anche la nota croccante e sapida, perché comunque il gnocco non rimane molto sapido, che essendo di ricotta, in questo modo. E poi, per dare anche una nota croccante e altezza al piatto, andremo a posizionare i nostri porri in questo modo. Guardate. E questo è il piatto che andremo a proporre stasera. Gnocchi di ricotta con ragù di gallinella, con pistacchi e porro fritto al papavero. Signori e signori, io con questo vi auguro buona cena e vi invito a visitare la pagina di Facebook digitando Mauro lo Chef, oppure il video di Mauro Cadelli su YouTube. Buona cena da Mauro lo Chef.